Siamo con il giocatore del Gasperina, Giuseppe Fiorentino. Fiorentino, che partita è stata oggi? Diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà nel primo tempo ad uscirne fuori e nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire, ma non è uscito niente di che, però purtroppo nel calcio è così. Il Gasperina, diciamo, non è una giustificazione questa, che manca uno dei giocatori, però non ha dimostrato di essere all'altezza. Vabbè, noi durante la settimana prepariamo la partita sempre al meglio. Oggi purtroppo è andato così, non ci resta che sperare bene la prossima e continuare ad allenarci così come stiamo facendo. Siamo col mister del Casabona. Mister, oggi alla sua squadra, diciamo che il Gasperina era rimaneggiato di tanti giocatori. Come ha visto la sua squadra oggi? Prima di tutti complimenti al Gasperina, una buona squadra messa bene in campo. Purtroppo il calcio è anche questo, il primo tempo 3-0 noi l'abbiamo fatto sabato scorso, dopo 14 minuti ci trovavamo su 4-0 a Catanzaro e quindi la partita finisce là. Un complimento ai miei ragazzi, hanno dato tutto perché si è visto in campo e faccio ancora i complimenti al Gasperina per un proseguo di campionato ad alti livelli, come si presume, perché sulla carta noi sapevamo che Gasperino è una delle squadre attrezzate per fare il salto di qualità. Noi restiamo con la nostra, con i piedi per terra, perché siamo una squadra giovane, una nuova squadra e niente, dobbiamo fare solo l'esperienza della seconda, visto che è la prima volta che siamo in un campionato di seconda.